Buongiorno, è da tantissimo che non faccio video su YouTube, lo so. Oggi, siccome voglio creare dei contenuti per YouTube, quindi voglio tornare su questa piattaforma, ho detto trucchiamoci insieme, vi faccio vedere un test, unboxing dei prodottini che mi sono arrivati, che ho acquistato sul sito di Nicole Pallado, una ragazza. Se non la seguite dovete andare a seguirla perché una oltre ad essere bellissima, bravissima. Ha lanciato una sua linea e wow, fantastica. Io avevo già provato qualcosa di suo, tipo il mascara, 2 anni fa. 2 anni fa? Un anno, 2 anni fa? Un anno fa? Ora non mi ricordo. E mi era piaciuto un sacco, quindi l'ho terminato. Ho detto lo riacquisto e prendo anche una tinta labbra, perché ho fatto anche le tinte labbra. Sapete l'amore che ho per i prodotti make-up. Quindi ho detto. Top, perfetto, siccome devo registrare dei contenuti, trucchiamoci insieme, video test, eccetera, vi faccio vedere un po'. Allora, a parte la confezione super carina con un chupa chupa e ha la particolarità di impacchettare lei i pacchetti e ci mette un sacco di profumi, cioè super super buoni. Allora, però prima del mascara io andrei ad applicare un po' di eyeliner, perché io senza eyeliner non mi vedo, quindi eyeliner, sto utilizzando questo qui di We Makeup e mi zittisco perché non riesco a parlare mentre mi metto l'eyeliner. Ormai sapete. Eyeliner messo, scusate se guardo un po' di qua, un po' di là, ma non ci sono più abituata a registrare dei video. Prendiamo il mascara, che è questo qui, che è il Pussy Power, che è un mascara curativo 3 in 1, allungante, nutriente. Vi faccio vedere lo scovolino, eccolo qua. E vi faccio vedere, questo è l'effetto comunque ciglia naturale con l'applicazione del mascara. Se non mi. Cioè, guardate già qua la differenza, come oddio, sposto tutto. Cioè, è una cosa pazzesca. Quando voglio un effetto comunque naturale, vado di questo mascara e via senza applicarci ciglia finte. E è già la seconda volta che lo riacquisto, quindi questo vuol dire che un prodotto mi piace, perché di solito amo provare altri mascara, eccetera. Però se io sono ritornata su questo, vuol dire che mi piace un sacco. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? È meraviglioso. E lo vado ad applicare anche un po' sotto. Scusate se non si vedrà molto, però non riesco a mettermi il mascara guardando la fotocamera. Devo fare per forza così, cioè magnifico, magnifico questo mascara. E adesso passiamo alla tinta labbra. Ho voluto prendere la colorazione Kate, anche se sto già pensando di prenderne un'altra, che è Monique. Monique è in questa maniera, alta, pino, opaco, e qui c'è la scritta e sotto c'è il nome. Quindi andiamo ad applicarla. Mi sono anche macchiata il naso, ma vabbè. Sì, possiamo farcela. La tinta, eccola qua, diventata già matte e mi piace un sacco. È molto morbida, sento le labbra comunque idratate, perché ho provato in passato delle tinte che mi andavano a seccare ancora di più le labbra e quindi davano una sensazione strana. Questa mi piace un sacco. Anche la colorazione pensavo fosse più chiara in realtà, però mi piace. Mascara nulla da dire, perché cioè, è super allungante, cioè una cosa pazzesca.
E niente, spero che questo mini test unboxing review vi sia piaciuto. Vi mando un bacione e mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!